Vediamo l'ultima parte dello scorso anno, l'ultimo trimestre. Le nostre esportazioni complessive erano calate dell'11,05%. Con il primo trimestre di quest'anno abbiamo avuto un recupero dell'1,71% e a fine giugno del 5,09%. Si tratta di una evoluzione positiva che merita però alcuni approfondimenti. Innanzitutto, non tutti i 120 mercati dove abbiamo relazioni commerciali hanno reagito allo stesso modo. Se l'Unione Europea nel suo complesso ha infatti annullato la pressione dell'8,53% accusato nel quarto trimestre del 2009, arrivando a almeno 1,68 alla fine di giugno di quest'anno, al suo interno la situazione appare ancora particolarmente composita. Infatti, se limitiamo la situazione ai due paesi per noi principali, possiamo osservare che mentre la Francia al 30 giugno ritorna in positivo con un 2,20%, la Germania, che aveva già in passato presentato forte inflazione, si stabilizza sui precedenti valori. Difficile rimane la situazione in alcuni paesi, in particolare Spagna e Irlanda, mentre i segnali di ripresa si hanno in Scandinavia e in alcuni paesi dell'area valle. Un rimbalzo più che significativo è quello registrato negli altri paesi europei che, dopo aver tenuto al circa meno 30% l'importazione di ceramica dall'Italia nel 2009, oggi sono in grado di rimettersi in moto grazie a una crescita a doppia cifra. Contrastante invece la situazione delle Americhe, dove, a fronte di una crescita degli Stati Uniti e Canada, che rimane ancora molto buona e positiva, nell'ordine del 18% del semestre, va a contrastare la nostra pressione nella restante parte del continente americano. Anche se in questa parte le quote, diciamo, di partenza sono molto modeste, quindi l'incidenza della pressione è modesta. Le principali novità, invece, rispetto a tutte le rilevazioni del passato, sono rappresentate dal traino che proviene dall'Asia. Naturalmente questi paesi hanno avuto una uscita dalla crisi molto più veloce del resto del mondo. C'è stata una ripresa dell'industria immobiliare che ha frenato anche la domanda di nostri prodotti, la cui crescita è stata la prima metà del 2010 dell'ordine del 20%. L'Asia oggi pesa ancora poco delle nostre esportazioni, ma le aziende italiane si stanno organizzando in modo stabile per cogliere il potenziale che queste aree rappresentano, rappresenteranno sempre più in futuro, parallelamente alla crescita di queste economie e alla crescita dell'economia di vita di queste popolazioni. Interessante anche la crescita che abbiamo complessivamente nel mercato africano, dove con i paesi, ad esempio il Maghreb, nonostante protezioni propagandate di questi paesi, presenta per noi tassi di crescita di tutto rispetto. Per quanto riguarda il mercato domestico, dove piano casa una misura di stimolo che avrebbe dovuto influire sul settore immobiliare non ha ancora prodotto alcun effetto. Quali sono dunque le nostre aspettative per l'anno in corso?
Noi crediamo che sulla base appunto dei dati del primo semestre che conosciamo, alla fine dell'anno avremo una crescita rispetto all'anno precedente, al 2009, una crescita complessiva del nostro settore del 2-3%, una crescita complessiva del mercato estero e italiano. Naturalmente, no, è evidente che questo 2-3% sarà trainato da un dato più importante sulle esportazioni che viaggiano su una crescita di circa il 4-4,5%. Possiamo dire che questi valori sono abbastanza identici quando parliamo di crescita, sia che li consideriamo in quantità che in valore. L'aumento quindi del fatturato per il 2010 si situerà per quanto riguarda il nostro settore su 4,7 miliardi di euro. C'è da commentare rispetto a tutto questo discorso di cifre che noi registriamo un recupero del nostro fatturato nelle varie aree del mondo, nei vari paesi, parallelamente al miglioramento della situazione economica congiunturale dei vari paesi, quindi dove l'economia si sta riprendendo, riprendono anche le nostre esportazioni. La dimostrazione ancora una volta che il calo subito dal nostro distretto, insomma, è una conseguenza di una crisi che ha provenienza di carattere finanziario, un po' tutti i paesi del mondo, in particolare quelli occidentali della nostra formazione. Devo anche aggiungere che ai dati esposti vanno aggiunti dati esposti che riguardano praticamente la produzione italiana venduta in Italia e nel mondo, ma aggiunto una produzione di aziende italiane fatte all'estero. Sono un certo numero di aziende di gruppi ceramici italiani che producono all'estero, nel 2009 furono 108 milioni di metri quadrati, quest'anno raggiungeranno i 115 milioni con una crescita quindi del 6%. Complessivamente quindi la produzione delle aziende italiane in Italia e delle aziende italiane nel mondo raggiungerà la cifra di 500 milioni di metri quadrati. Questo è quanto. Poi sono a disposizione per tutte le esercitazioni che penso avrete da chiedere. Grazie.